time. Bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e quest'oggi vi parlerò, diciamo, farò una top 15 e delle 15 appunto cose che vendono, cose strane che vendono su Amazon. Quindi partiamo subito con la prima cosa, che è appunto è una cosa a quanto pare da mangiare, ed è la carne di drago, che io sinceramente mi chiedo dove la trovano e soprattutto come fanno a produrla in quantità così industriali. Ok, ho capito che la carne di drago, comunque un drago è bello grosso, quindi con uno riescono a produrne tanta, però e dire che comunque il peso di circa 540 grammi, togliendone quei 20-30 grammi per la scatola, penso che comunque un mezzo chilo di carne di drago ve la potrete mangiare tranquillamente. Poi la seconda cosa che si trova in modo strano, diciamo, è la carne di unicorno, che poi i produttori sono gli stessi della carne di drago, e appunto dalla immagine della scatola in cui si vede che pesa di meno, pesa 156 grammi, togliendo sempre, già pesando di meno, togliendo quei 10 grammi per la scatola, penso che comunque un bel 150 grammi di carne di unicorno ve la potete mangiare, che comunque, come vedete, comunque già dal peso è di meno, perché comunque mi sembra più difficile da rimediare, diciamo, perché gli unicorni sono molto più piccoli rispetto ai draghi, e quindi è normale, no? Poi passiamo alla terza cosa strana, che comunque per gli amanti del cibo, comunque succede in cucina normalmente che vi potete tagliare un dito, e quindi tagliando il dito che fate voi? Ovviamente mettete un cerotto, e quindi ora vi presento dei cerotti a forma di bacon, quindi rimanendo sempre in tema cucina è carino vedere, comunque mi mettete il cerotto e comunque è carino poter andare in giro con il dito incerottato con del bacon, il che è molto una cosa molto molto carina, più che altro simpatica, perché comunque più che altro per strammalizzare è molto utile. Poi come quarta cosa troviamo una cosa che secondo me è inutile, ovvero il corno di unicorno per gatti, e sulla scatola dietro al gatto che dell'immagine c'è scritto che i gatti lo ameranno. A parer mio sicuramente no, infatti già si vede qui dall'immagine del gatto che è praticamente incavolato a morte con chi l'ha messo, penso che sia stato il padrone. Poi, rimanendo sempre a tema animale, abbiamo il costume da squalo per cane, che comunque è molto bruttino. A questo punto preferisco comprare il corno per gatti, che è più carino, però allo stesso tempo comunque i cani sono più giocherellosi, diciamo, si fanno vestire più tranquillamente, e quindi diciamo che almeno la contentezza, la felicità di vedere il proprio cane a forma di squalo è una cosa carina. Poi troviamo una action figure che è molto molto brutta,
ovvero l'action figure della Crazy Cat Lady, che comunque, a parte i gatti che più che altro che gatti sembrano dei gatti indemoniati impossessati, cioè guardate la faccia di lei. Cioè, veramente sembra essere fatta una sniffata di cocaina, perché sinceramente non mi aspetto un'altra spiegazione, che è veramente molto brutto. Dubito che qualcuno lo comprerà. Poi abbiamo come sesta cosa, come, no, come settima nel nostro elenco, il coscino fidanzato. Allora, è semplice, questo è dedicato alle ragazze più che altro. Siete state lasciate dal vostro fidanzato? Ancora non vi siete abituate a dormire da sole? Bene, c'è il cuscino fidanzato, appunto a forma di un braccio di un fidanzato, così potete appoggiare comodamente la vostra testa sulla spalla di questo cuscino. Che poi, secondo me è una gran cavolata, però va bene lo stesso. Poi, come ottava cosa, più che altro non è inutile, ma strana, cioè brutta da vedere. Diciamo, è se è il dispenser per il sapone a forma di naso. Diciamo che questa immagine, a parer mio, non ha molto senso. Diciamo, a parte l'immagine, proprio il prodotto non ha molto senso. Poi, quindi, in verità non ho nulla da dire su questa immagine. Passiamo alla nona, ovvero un antirughe a forma di bocca, appunto da mettere sulla bocca, cioè dentro la bocca, e quindi aiuto a prevenire le rughe, che secondo me comunque non cioè, ha poco senso, diciamo. Non è, secondo me non è per antirughe, secondo me è per un'altra cosa che non vi dico, perché se no mi cancellano il video da YouTube. Poi abbiamo la tazza teleobiettivo. Diciamo, questo è più che altro per gli amanti della fotografia, che quindi è una tazza che tu ci puoi mettere dentro le cose a forma di obiettivo, che tra l'altro, infatti, questa è la mia tazza obiettivo. Infatti, ve la mostro, cioè mia, la comprò mio fratello e io gliela fregai tanto felicemente, perché lui, diciamo, l'ha utilizzata una volta e non poi non l'utilizza più, quindi ora la uso io. Però devo dire che è una cosa molto carina e devo dire anche utile. Certo, è un po' strano avere bere dall'obiettivo, però è, diciamo, carina da vedere. Poi abbiamo un'altra cosa, che a parte l'utilità di scaldare le mani e tenere le dita congelate al freddo, e la forma che è strana, ovvero dei guanti a forma di mutande. Diciamo, sono utili o per il carnevale, oppure per qualche festa così in maschera o cose strane. Poi abbiamo il niente, esattamente si chiama così, nulla si chiama, e serve appunto per chi ha già tutto, diciamo, per chi vuole semplicemente buttare i soldi per comprare qualunque cosa, qualunque fesseria, e diciamo che non sa cosa comprare perché ha già tutto. Poi abbiamo lo scopettino,
per il bagno, microfono, ovvero un semplice scopettino nel bagno, e quando qualcuno tu lo utilizzi e magari stai lì in bagno a fare cose abbastanza lunghe, e ti puoi mettere a cantare allegramente. Magari c'è una fila di 40 persone fuori dal bagno e quindi tu giustamente ti metti a cantare. L'inutile di dare questa cosa. Però, sempre a tema canzone, c'è il sifone della doccia a microfono, quindi già qua è più, diciamo, più carina come cosa, più utile, perché normalmente quante persone cantano sotto la doccia, quindi almeno per quelle persone saranno più contente, così approfittano, diciamo, si divertono di più a cantare, però diciamo allo stesso tempo si lavano almeno. Allora arriviamo all'ultima cosa, diciamo l'ultimo oggetto inutile e strano, che però secondo me è la più strana di tutte. Diciamo talmente strana che ha livelli sia della carne di drago sia della carne di unicorno. E già ho detto tutto. Diciamo è lo spray antimostre, che appunto tiene lontano i mostri e i fantasmi, e quindi è strautilissimo per questo. Secondo me, quando ve lo mandano a casa, o vi portano, o ve lo mandano vuoto, oppure ci mettono l'acqua colorata dentro per questo. Detto questo, direi che per questo video è tutto. Se è così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. E ciao a tutti voi.